Bene, eccola finalmente. Dove sono gli altri? Gli altri? Ah, nella sala delle rose. Non mi sembra che ci sia una gran ressa, perché mi ha fatto venire? Per il momento non posso dirglielo. Se per caso è uno scherzo, non lo trovo molto divertente. No, non è uno scherzo, l'ho chiamata per un motivo della massima importanza. Allora può spiegarmelo, per favore? No, non le devo nessuna spiegazione. Mi sono precipitata qui di corsa, non ho neanche mangiato un boccone. Non ho mangiato? Stupendo. Stupendo, certo. Lavorare senza niente nello stomaco, una meraviglia. Prenda questo e lo porti in sala, così le sarà tutto più chiaro. Io le apro la porta, forza. Ma... Bada. Buonasera, signorina. Ti aiuto? Lars, che succede qui? Stasera sei mia ospite. E dove sono gli altri clienti? Tu sei l'unica. Sei l'ospite d'onore, Laura. Cos'è questa storia? Per favore, siediti. Mio Dio, è stupendo, insomma, hai curato tutto nei minimi particolari, la musica. Quindi Robert ti ha aiutato a organizzare questa cena? Sì, apposta per te. Mi sembra un film. Che ho fatto per meritarmelo? Sono felice che ti piaccia. Mi avete fatto un bello scherzetto, voi due. Allora la sorpresa è riuscita. Sì, ma che cosa si festeggia? Insomma, non è il mio compleanno, non ancora. È vero, comunque ho un piccolo regalo per te. Tieni. La ricetta dei dolci baci. Esatto. È di nuovo tua, soltanto tua. Henriksen è fuori dai giochi. Oh, sul serio? Ah. Non ho mai mangiato così bene in vita mia. È vero, il nostro chef stasera ha superato se stesso. Un menù solo per noi. Beh, è il minimo. Dovremmo andare a ringraziarlo. Ha fatto un capolavoro. Ferma. La serata non è ancora finita. Cos'altro hai escogitato? Restituirmi la ricetta ti ha già fatto guadagnare parecchi punti. Devi solo dire sì e ti renderò la donna più felice del mondo. Promesso. Oddio, ma stai dicendo sul serio? Insomma, mi stai chiedendo... Di sposarmi? Sì. Laura, io ti amo. Noi siamo una bella coppia, no? Sì. Ecco, appunto. Allora permettimi di amarti. Per il resto della mia vita. Io non so che cosa rispondere. È semplice. Sì. Scusa, dispiace se ci rifletto un po' sopra. Che dici? Fa pure. Alexander. Caterina, ti ho svegliata? No, stavo solo sonnecchiando. Dove sei stato finora? In ospedale, è durata più del previsto. Capisco, e come sta Charlotte? Bene, è rimasta senza forze ma sta bene. Già, posso immaginarlo. La chemioterapia sta dando risultati. Le hanno controllato di nuovo i valori del sangue e pare che sia tutto a posto. Oh,
è un'ottima notizia. Vedrai, tesoro. Di sicuro migliorerà di giorno in giorno. Sì. Grazie. Tu mi dai tanto coraggio. In effetti, quello non mi manca. Bene. Ora mettiti di nuovo a dormire. Io arrivo subito. Alexander. Sì. Ecco, io volevo chiederti scusa. Chiedermi scusa perché? Beh, ecco, per quella frase che ho detto a Laura. Insomma, per noi è più facile, siamo in due, ma Laura... Spero che lei e Lars tornino presto insieme. Ciao. Hai fatto tardi? Ti sei sentita sola e abbandonata? Che spiritosa. Che stai facendo? Fisso il telefono, non si vede? A che scopo? Aspetto che suoni. E fissarlo aiuta? Sì, è scientifico. Ecco, per quanto ne so io, il telefono di solito suona solo quando una persona all'altro capo della linea compone il numero. Davvero? Ma lui non mi chiama. Chi, scusa? Mike. Mi fa venire una tale rabbia. Da bravo ragazzo lui rispetta il nostro accordo. Preferirei che se mi fischiasse e mi telefonasse piuttosto. Chiamalo tu allora. Impossibile. Non erano questi i patti. E poi d'ora in avanti ho deciso che con gli uomini mi comporterò in modo molto molto diverso. È una saggia decisione. Brava. Visto che ti diverti tanto a prendermi in giro, la tua serata sarà andata bene. Sì, è stata una serata stupenda. Addirittura. Ho di nuovo la mia ricetta. No. Lars è riuscito a farsela restituire. Davvero? Ma per me da oggi è un eroe, non ci credo. Vuole essere il mio eroe per sempre. In che senso? Mi ha chiesto se voglio sposarlo. Sul serio? E tu che cosa hai risposto? Grazie. Sei stata gentile a telefonare. Un attimo. No, no, entra pure. Sì. Ma certo, non c'è problema. E comunque credo che ti chiami più tardi. Sì, ciao. Ok, aia, era Inge. Volevo notizie della mamma. Che posso fare per te? Speravo che avessi un minuto per parlare della nuova lavastoviglie. D'accordo. Ma preferisco chiacchierare di questo interessante gioiello. Robert. Ti capisco. L'amore d'altronde ha il suo prezzo. Robert, ti prego, posalo. Dammelo. Che modi, lo stavo solo guardando, non ti agitare. Grazie. Catarina di sicuro sarà contenta. Che sua madre ha chiamato? Sto parlando del collier. Ah, oh, scusa. Ma che succede? Niente. Perché? Non importa. Non hai nessuna voglia di parlare della mia lavastoviglie. Robert, aspetta. Riguardo al collier... È una sorpresa, l'ho capito. No. Siediti un attimo. Non l'ho comprato per Catarina. È per la mamma? No, non è nemmeno per lei. L'ho comprato per Laura. Ricominci con questa storia. No, diciamo che è un modo per scusarmi. Le ho fatto del male. Lascia perdere, Damiretta. E perché? Credi non sia adatto come regalo? Non intendevo questo. Lars potrebbe prenderla male. Ma che c'entra Lars? Ieri sera si sono fidanzati ufficialmente. Lui le ha chiesto di sposarlo. Cosa?